Rimini è un sogno, lo è per il suo mare, per il suo centro storico e per i suoi piatti tipici, conosciuti in tutto il mondo. Iniziamo il nostro viaggio tra i sapori da un luogo da sogno, il Grand Hotel di Rimini, uno dei simboli della città, e ve lo presentiamo con le parole del grande maestro Federico Fellini. Che cosa rappresentava per lei, ragazzo, il Grand Hotel? Era proprio la configurazione architettonica di tutte le fantasie che avevano a che fare con l'opulenza, il benessere, la ricchezza, le fantasie erotiche le più sfrenate. Il giardino del Grand Hotel è sempre aperto al pubblico e su prenotazione è possibile gustare una colazione gloriosa. Vicina all'ora di pranzo, il primo piatto di cui vogliamo parlarvi è Sua Maestà la Piadina. Ora, la piada io penso che nasca secoli fa, perché è un prodotto della miseria. Chi non poteva permettersi di comprare del pane, praticamente faceva questa sfoglia sottile che sostituiva il pane, ma in sostanza gli ingredienti sono quelli. Adesso faccio la prova d'assaggio. In effetti è perfetta. Buona. Grazie, Lella. Grazie a voi, grazie. Ed ecco, liscia come un foglio e grande come la luna. E sulle aperte mani tu me la arrechi e me la adagi molle sul testo caldo. Io la giro e le attizzo con le molle al fuoco sotto, finché stride invasa dal calor mite e si rigonfia in bolle. E l'odore del pane empie la casa. Dalla piadina alle tagliatelle, due mostri sacri della cucina riminese. Secondo una leggenda, le tagliatelle furono inventate nel 1487 da Mastro Zefirano in occasione del matrimonio di Lucrezia Borgia con il duca di Ferrara. Pare che lui si sia ispirato alla sua lunghissima chioma dorata di capelli ricci e morbidi, è così che sono nate le tagliatelle. C'è anche un libro scritto da due riminesi che racconta questa storia ai bambini e ai ragazzi, ma non solo. Ci sono anche delle guide che vi porteranno in giro per ristoranti e trattorie per assaporare le migliori tagliatelle della provincia. Da Sant'Arcangelo, a Verucchio, e Montefiore, San Ludicio, Rimini, San Clemente, insomma ce n'è per tutti i gusti. E se venite qui, a Rimini, in vacanza, non potete non assaggiare un piatto di tagliatelle al ragù. E questo è un avvertimento. Ah, vi avverto anche di una cosa, ci si sporca. Non si mangia una tagliatella senza sporcarsi. Vi è venuta voglia di mettere le mani in pasta? Magari con una cooking class con una tudora? Beh, non vi resta che scaricare Rimini Experience App. Qui troverete tantissime esperienze a tema food. Degustazioni, picnic, cooking class, wine tasting, ce n'è per tutti i gusti. Rimini però non è soltanto mare. Alle sue spalle ci sono queste meravigliose colline verdi ed è qui che nasce uno dei protagonisti dei piatti della tradizione, l'oro verde riminese, l'olio. Pensate che Rimini vanta un patrimonio di oltre 375.000 ulivi e la quasi totalità dei frantoi d'Emilia-Romagna è proprio qui, in questa provincia. Potrete ammirare anche degli ulivi plurisecolari e li incontrerete magari viaggiando lungo tutto il territorio. Ma non solo, pensate che queste sono culture antichissime, risalgono al periodo etrusco. L'olio extravergine d'oliva delle riminese è una vera e propria armonia tra mare e terra. Ma chi può raccontarci meglio le meraviglie di quest'olio? È Roberta. Ciao Deborah, benvenuta. Io vorrei solo dirti due parole, perché non tutti sanno che nelle colline riminesi c'è un olio veramente eccezionale, per cui subito l'assaggio. Perfetto, non vedo l'ora. È buonissimo, ovviamente, ma anche molto equilibrato.
Non vi resta che scoprirlo, dovete venire in una delle tantissime aziende agricole che ci sono qui a Rimini. Pane e olio, semplice ma pura poesia. Una terra di sapori e di emozioni, dove la storia delle produzioni tipiche si perde nel tempo, nei sentieri inseguendo al galoppo i condottieri, nelle bisacce dei santi, nei sandali dei contadini, nelle mani di sapienti gourmet e winemaker. Ci troviamo in una delle tante cantine del territorio riminese, tra le valli del Conca e Valmarecchia, i due fiumi che delimitano proprio questo territorio. Qui si possono assaporare vini di eccellenza, dalla Rebola al Rosso, dal Sangiovese al Biancame, dal Bianco al Cabernet Sauvignon. In tutte le aziende è possibile fare delle degustazioni, è possibile fare una visita guidata oppure una bella cena magari guardando le luci della riviera dall'alto. Uno dei vini più antichi che negli ultimi tempi è diventato un vero simbolo è la Rebola, perché dici Rebola, dici Rimini. Alessandra, raccontaci qualcosa in più su questo vino. Certo, perché siamo molto contenti. La Rebola è il vino di Rimini, è il bianco identitario di Rimini. Tu puoi fare la Rebola solo a Rimini e quindi ci teniamo veramente tanto. Quali sono le sue caratteristiche? È un vino che ti dà emozioni, perché quando lo bevi ha il profumo dei fiori bianchi, quindi pesca, in bocca invece è sapido, quindi rappresenta anche il territorio, il mare, nonostante noi siamo leggermente spostati dalla riviera, però si sente la sapidità e si sente che è un vino marittimo. Cin? Cin? Siete amanti della buona tavola, ma soprattutto se amate cucinare, un posto che non dovete perdervi è il Porto Canale di Rimini. Qui incontrerete pescherecci di rientro e potrete acquistare direttamente sulle barche il pesce fresco. Ma a Rimini c'è anche la pescheria più grande fornita di tutta l'Emilia Romagna, il Mercato Coperto, e si trova proprio nel centro storico. A Rimini la tradizione in cucina è molto forte e uno dei piatti preferiti per chi sceglie il mare è il fritto misto di pesce, ovviamente da accompagnare ad un buon calice di vino e all'immancabile piadina. A Rimini si mangia bene ovunque, ma ci sono dei posti pazzeschi dove i vostri sensi verranno stravolti, un po' per la bellezza del paesaggio, ma soprattutto per l'eleganza dei piatti, come questo passatello che unisce la semplicità alla fantasia del mare. Mangiare con i piedi nella sabbia è bellissimo, ma anche mangiare in un centro storico, magari a Rimini oppure in uno dei tanti borghi che ci sono nell'entroterra. Qui ad esempio siamo a Monte Scudo, dove c'è un mix di tradizione, storia e buon gusto. Il mio consiglio? Visitate tutti i borghi che trovate, ma soprattutto mangiate e gustateveli per bene. Negli ultimi anni a Rimini è diventato di moda cenare sotto gli ulivi, oppure tra i vigneti con le lucine colorate, una bella tovaglia da picnic di cotone, un calice di vino, gli amici, il tramonto, una vista fantastica. A Rimini ci si diverte sempre, quindi vi aspettiamo a Rimini!